Il 3 ottobre si celebra la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Accoglienza, istituita in ricordo del naufragio avvenuto 9 anni fa al largo di Lampedusa, che causò la morte di 368 migranti, tra cui 83 donne e 9 bambini. Migliaia di studenti provenienti da tutta Europa hanno preso parte alla cerimonia commemorativa. A Livia Ortensi, della Fondazione ISMU, che sostiene ricerche e iniziative sui fenomeni migratori, abbiamo chiesto com'è cambiata la situazione dalle stragi in mare del 2013-2016. Le cose non sono mai veramente cambiate da allora. Il viaggio rimane estremamente pericoloso ed è difficile, è quasi impossibile entrare in modo legale in Europa senza dover passare per queste vie molto pericolose. Chi chiede asilo difficilmente riesce a entrare con dei ponti aerei. Il peschereccio, partito dalla Libia, era non lontano dalla costa quando i motori si bloccarono. Per attirare l'attenzione di alcune imbarcazioni, un marinaio agitò uno straccio infuocato che allarmò i passeggeri. Questi ultimi si riversarono tutti su un lato della barca che colò a picco. Dal 2013 oltre 24.000 persone hanno perso ufficialmente la vita nel Mediterraneo, sebbene si tratti presumibilmente di una sottostima perché molte morti non vengono tracciate.